Allora Giudicia, siamo qui questa serata per l'intitolazione della piscina di Via Roma a Samuele Martini e Eleonora Corsi. Dici un po' l'importanza che ha per te essere qui oggi. Allora, per me è esserci con la nazionale e dopo aver vinto il campionato con il Padova. Per me è un'emozione grandissima essere qua oggi, perché cioè, sono contentissima che finalmente sono riusciti a intitolare le piscine alla Ele e a Sam, perché insomma è una cosa bellissima secondo me, ed è stato ancora più bello appunto poter giocare qua con la nazionale, e insomma è stata una bellissima emozione e mi sono sentita veramente parte di questa città, ecco. Allora, quest'anno diciamo che ti sei data da fare lì a Padova. Sì, è stato un anno... Com'è stata questa prima stagione? Allora, è stato un anno molto intenso, però è stato pieno di soddisfazioni, perché vincere è stato bello, allenarsi, ci siamo allenati tantissimo, però sono stata molto felice, insomma, è stata una bella esperienza. E adesso la nazionale. Sì, ora siamo in ritiro con la nazionale maggiore da 3 settimane, ora finalmente abbiamo 2 giorni di riposo e poi lunedì ritorniamo a Ostia e ricominciamo la preparazione per i mondiali, che insomma è un bello obiettivo e per me è molto difficile, perché comunque devo entrare in un gruppo che ha già avuto grandi risultati, però ci voglio provare lo stesso. Vai, allora ci aspettiamo grandi cose. Dai, bene. Allora, Chiara. Sono ancora qua a voi, ciao. Siamo qui a questa serata per l'intitolazione della piscina di Via Roma a Samuele Martini e Eleonora Corsi. Dici un po' l'importanza tua di essere qui stasera. È un'emozione grandissima, perché condividere questo grandissimo evento con la Sette Rosa e con tutti i miei amici, i miei parenti qui a Prato è favoloso. Beh, posso dire che è indescrivibile tutto questo, quindi non poteva essere migliore questa giornata. Senti, parla un po' di questo anno lì a Sabadell. Beh, quest'anno è stato un po' difficile inizialmente, perché il primo anno fuori casa non è sempre molto facile, però alla fine mi sono ambientata, ho imparato tantissimo, perché comunque è un'esperienza e può solo per aiutarmi sempre a migliorarmi di più. Va bene, adesso il mondiale. Punti a loro? Sicuramente, si può sempre al meglio, ci manca l'oro, quindi beh, diciamo che adesso sta a noi riconfermare quello che siamo e non voglio dire altro perché sennò si dice troppo, però noi ci siamo e vi faremo vedere. Vai. Allora Giulia, siamo qui a questa importante serata per l'intitolazione della piscina via Roma a Eleonora Corsi e Samuele Martini. E dici un po' l'importanza di questa serata
e questa cosa, come avete fatto a organizzare una roba così, che chapeau veramente. Allora, diciamo che la serata è fondamentale, importante, e il fatto che sia riuscita così bene, che tante persone abbiano risposto e siano venute qua stasera, dimostra quanto comunque questi due ragazzi abbiano lasciato il segno nel cuore comunque di tutti noi. È sicuramente stata una cerimonia molto molto toccante, hanno tutti fatto, insomma, hanno espresso delle belle parole, fatto dei bei discorsi, dal sindaco a Tempesti, al vescovo, all'avvocato, tutti quanti, e quindi insomma l'organizzazione è stata semplicemente il frutto di una collaborazione di noi amici, dei genitori e di chi si è occupato, come la Lavinia, appunto, di fare da intermediario fra noi e il comune, che quindi ha reso possibile superare tutta una serie di stop burocratici che avrebbero permesso, non avrebbero permesso di realizzare tutto in così breve tempo, anzi avrebbero rimandato la cosa di almeno 10 anni. Quindi un grazie anche al comune di Prato, che comunque è stato così veloce nel sistemare tutte le pratiche e ci ha dato appunto la possibilità di poter intitolare la piscina a Samuele. Perfetto. Ora si fermeranno sugli alberi, sicuro, eh? Vedetevi qua? Siete? Siamo? Allora ragazzi, prima di farli volare, facciamo salire su un applauso in cielo ai due angeli che ci guardano. Questo non era un applauso, più forte! Più forte, più forte, più forte, più forte, più forte, più forte! Sì! 3, 2, 1, vai!